io ho trascorso tutti gli anni 70 in Germania e in quegli anni il nome della fondazione era largamente diffuso ed era considerata in Germania, ma in particolare nell'universo degli stranieri che venivano in Germania a studiare, come un santuario, naturalmente. Avendo vinto una borsa post-dottorato, o meglio un assegno di ricerca dal titolo Theodolinen Forschung Stipendium, che sarebbe assegno di ricerca Theodolinen, e Theodolinen era il presidente della von Humboldt, un biochimico che ha avuto il premio Nobel, che ha voluto istituire un nuovo tipo di borsa post-dottorato per giovani ricercatori tedeschi. Per quanto riguarda la Humboldt di Alexander von Humboldt Stiftung a Napoli, negli anni in cui ho iniziato a formarmi, si parlava spessissimo perché anche alcuni dei miei maestri avevano ricevuto la borsa Humboldt in gioventù. La Humboldt ha una struttura, è molto ben organizzata e quindi promuove le ricerche dello studioso, insomma del borsista, in una maniera particolare, cioè inserendolo all'interno di una rete che è una rete sia nazionale, intendo la Germania, cioè di tutti i professori che sono collegati alla Stiftung e che offrono la loro collaborazione. Molto volentieri, fra l'altro. Il Max Planck è un luogo dove il ricercatore è messo nelle condizioni di lavorare al meglio, una straordinaria biblioteca e grandi professionisti. Ma anche lì a Francoforte, Max Planck ha avuto modo di costruire una serie di reti di relazioni che si sono trasformate in una risorsa dopo, quando sono rientrato anche per l'Università del Salento. Perché l'anno dopo, nel 2009, con un collega che poi è diventato un caro amico, adesso insegna a Vienna, abbiamo organizzato un grosso convegno finanziato dalla Humboldt e poi dal Max Planck Institute, che ha costituito veramente un evento importante all'interno della comunità dei giuristi, degli internazionalisti e storici del diritto, perché fu una delle prime volte che queste due comunità che lavoravano sugli stessi temi poi si incontrarono, lo fecero a Lecce, e a Lecce arrivarono i più grossi esperti del mondo in un grande convegno, quindi con una grande risonanza internazionale sia del risultato delle ricerche, ma anche, vorrei dire, anche dell'Università del Salento, che aveva ospitato questo evento. Ho conosciuto la Fondazione von Humboldt tramite la professoressa Alessandra Beccarisi, che alla fine è stata anche la mia ospite a Lecce, all'Università del Salento. Io devo dire la verità, per dire la verità, ho fatto una strada ardua nell'Accademia, partendo dalla Bulgaria, avendo una famiglia, trasferendomi in Germania e facendo anche un po' del giro al mondo. E non avrei creduto di poter farcela come una borsista von Humboldt. L'Alexander von Humboldt Stiftung si impegna durante tutto il corso della carriera del ricercatore o della ricercatrice a offrire non soltanto gli strumenti per la loro ricerca, ma anche il sostegno, la rete internazionale, le possibilità affinché un ricercatore e una ricercatrice possa portare avanti al meglio le proprie ricerche e anche la propria carriera. Quindi ha una ricaduta enorme dal punto di vista delle risorse e dei risultati anche nei luoghi e sui luoghi e sulle istituzioni nella quale si trovano a lavorare i ricercatori e le ricercatrici che hanno vinto un premio o una borsa di ricerca dell'Alexander von Humboldt Stiftung. Ma gli aspetti che rendono unico ciò che può dare la Fondazione Humboldt sono invece i seguenti. Il fatto che si entra in un universo di persone che hanno comunque la possibilità di conoscersi, di entrare in rete, di entrare in contatto, di individuarsi in qualunque parte del mondo. Uno degli aspetti più belli della fondazione è proprio questo contatto
quasi familiare che ogni anno anche ci mandano poi, no, l'agenda della von Humboldt, che è poi una specie di distintivo degli humboldtiani. E noi avevamo una specie di tesserina gialla sulla quale c'era scritto: il titolare di questa tessera è uno studioso straniero ospite della Fondazione Humboldt, si chiede alle autorità civili e militari di trattarlo con riguardo. Tutte le volte che penso a questo, sinceramente, sono emozionata. Grazie all'esperienza avuta in Germania, io mi sono creata un giro di contatti con colleghi sia tedeschi, ma anche, poiché l'istituto che frequentavo era fortemente internazionalizzato, anche con colleghi provenienti da altri paesi, alcuni di questi beneficiari di borsa Humboldt, altri no. E questi contatti poi si sono ripercorsi su quello che è l'ambito delle ricerche svolte successivamente presso l'Università del Salento. Ho potuto altresì fondare presso l'editore Franz Steiner di Stoccarda una collana che si intitola Acta Senatus, nella quale stanno trovando pubblicazione le risultanze dei seminari, gli studi monografici e l'attività di palingenesi. Poi è stato possibile anche invitare a Lecce tutta una serie di colleghi tedeschi, ma ovviamente italo-loquenti, e anche di altre realtà, spagnoli, francesi e di polacchi, i quali avevano a loro volta un'esperienza Humboldt, ma che potevano poi portare nell'ambito della ricerca svolta a Lecce, ma anche della didattica che erogavamo, un evento internazionale. Sono arrivati anche dei borsisti in senso inverso, cioè studiosi tedeschi hanno scelto attraverso la Humboldt la possibilità, con un cospicuo finanziamento, le loro borse erano superiori a quelle nostre, per dire la verità, di venire a studiare a Lecce presso humboldtiani che erano ritornati dall'esperienza tedesca. La rete di relazioni che io penso ciascuno di noi ha messo in atto ha portato all'Università del Salento studiosi, alcuni di fama mondiale, che non avevano nessuna idea del Salento come centro di formazione intellettuale o centro culturale. E questo penso sia una importante ricaduta sul territorio, indipendentemente dall'oggetto delle ricerche, che possono essere anche estremamente, estremamente distanti da quelle verso le quali tende un territorio. Questo stipendio è una grande opportunità, è una bellissima opportunità di collaborare con colleghi eccellenti nel nostro ambito. E ho notato una particolarità che non avrei considerato prima dall'inizio, ed è che il prestigio della Fondazione Alexander von Humboldt adesso rispecchia anche su di me. Ho una bella sensazione, devo dire. La nostra università ospita circa 7-8 borsisti o humboldtiani. Abbiamo un premio Kovalevskaya, Pierangelo Bongiorno, che ha ottenuto circa 2 milioni di finanziamento dall'Alexander von Humboldt per costituire un proprio gruppo di ricerca in collaborazione con l'Università di Münster. Abbiamo diversi ricercatori e ricercatrici, i cosiddetti borsisti esperti, che hanno ricevuto un finanziamento cospicuo da parte dell'Alexander von Humboldt per lavorare e studiare in Germania, e abbiamo anche molti tedeschi o cittadine tedesche che hanno ricevuto una borsa di studio per venire a lavorare da noi. Questo dimostra chiaramente l'importanza e la ricaduta che una fondazione tedesca come l'Alexander von Humboldt ha non soltanto per la ricerca tedesca o della ricerca che si svolge in Germania, ma evidentemente per la ricerca che poi si svolge nelle università di origine dei borsisti e delle borsiste. Com'è stato quando abbiamo saputo di aver vinto la borsa? Quando la nostra madre ce l'ha detto, tutti i bimbi, anche mio fratello e le mie sorelle, siamo saltati in aria per la gioia. È vero, un grande sostegno. L'internazionalizzazione non è veramente un valore aggiunto.
E quando parliamo di territorio non possiamo non considerarci all'interno di una rete, che comprende non soltanto l'Europa, ma adesso comprende anche tutto il mondo. E l'Alexander von Humboldt gioca all'interno di questa rete, nella costituzione di questa rete, un ruolo fondamentale. I 5 anni trascorsi a Münster con il supporto della Fondazione Humboldt mi hanno permesso di crescere molto nell'ambito del mio percorso di studioso. Ho potuto confrontarmi con un approccio di ricerca anche molto diverso da quello che veniva seguito negli atenei nei quali mi ero formato da giovane studente e poi da studioso alle prime armi. Allo stesso tempo, la forte dotazione del premio mi ha permesso di poter organizzare nell'arco di 5 anni un ciclo di 10 seminari nei quali ho potuto confrontarmi sui temi oggetto dei miei studi con i massimi studiosi provenienti prevalentemente da tutta Europa. Nel 2 o 3 anni dopo che è finito il primo periodo della borsa, la fondazione mi ha regalato 1500 marchi di libri che stanno in questa biblioteca. Io ho donato alla biblioteca. Beh, Flash ha deciso di lasciare l'archivio di tutte le sue lezioni, di tutti i suoi atti accademici che aveva svolto presso l'Università di Bochum per più di 20 anni, credo 30 anni. Dicevo, ha deciso di lasciare, di donare il suo archivio all'Università del Salento. E io sono, penso, nel settore degli umanisti il primo. E poi il secondo è stato Loris Stolese, il professor Stolese, ordinario di storia medievale, che io avevo conosciuto al convegno di Firenze nell'81 e lui così scherzosamente ha detto: guarda, io sono poi venuto a Lecce perché c'era Itea. Nei 20 anni, 25 anni che sono stato, nei quali sono stato a Lecce, si è sviluppato un dottorato internazionale che rilascia da molti anni diplomi di dottorato validi contemporaneamente in Germania e in Italia. Grazie alla Fondazione Alexander von Humboldt ho svolto diversi periodi di studio e ricerca all'estero. Mi occupo fondamentalmente di domenicani tedeschi del XIII e del XIV secolo e il mio lavoro consiste fondamentalmente nello studiare dei domenicani tedeschi, dei filosofi tedeschi, ma soprattutto di portare alla luce, di riscoprire, di pubblicare e rendere noti a un pubblico magari di non addetto ai lavori che non può leggere i manoscritti opere dimenticate o del tutto inedite. Ho lavorato per esempio sotto la guida di Loris Sturlese per la serie editoriale Corpus Philosophorum Teutonicorum Medievi, che raccoglie i testi inediti di domenicani tedeschi appunto del XIII e XIV secolo. Sembrerebbe dunque un progetto di ricerca molto lontano dal territorio salentino. Eppure non è così. Considerate che la maggior parte delle imprese, delle iniziative editoriali che sono famosissime, molto note in Germania, che sono un punto di riferimento per gli studi medievali in Germania, sono state fatte a Lecce e sono state fatte a Lecce grazie al lavoro di un gruppo di ricerca che lavora sotto l'egida del CETEFIL, Centro per l'edizione di testi filosofici medievali e rinascimentali, che è stato fondato negli anni 2000 da Loris Sturlese e che attualmente dirigo. La collaborazione con il centro CETEFIL, il Centro per l'edizione di testi filosofici medievali e rinascimentali, all'Università di Salento è stata molto facile, perché per me è stato sempre un grande desiderio collaborare con i colleghi di Lecce. È uno dei centri più grandi dell'Europa per lo studio della filosofia medievale. E infatti questo perfect match si sta fruendo anche adesso che ho iniziato la mia borsa di studio. La collaborazione è facile, è liscia e credo che questo porti veramente un successo quando c'è un'intesa tra i colleghi. Era l'inizio degli anni 90, quindi 92-93, e io vengo invitato alla Università di Fortaleza in Brasile a fare un corso.
Entro in una sala grandissima, c'era effettivamente una tavola rotonda, e vedo sul muro una grande cartina d'Italia con una freccia sotto la quale c'era scritto in portoghese "Onde fica Lecce", che significa "dove sta Lecce". Allora, per dare l'idea di dove stesse Lecce ci voleva la cartina dell'Italia con la freccia che diceva dove stava. Bene, a partire da quegli anni, a partire da quel momento, gli studiosi brasiliani, latinoamericani, argentini, messicani, honduregni, eccetera, che sono stati qui, non si contano più. Perché se negli anni 90 c'era bisogno di dire la freccia dove sta il territorio, poi dopo la gente sapeva dove stava il territorio. Per cui ormai questa zona, questa città, era diventata un nome, una immagine, un punto di riferimento, un luogo sicuro naturalmente. Se non fosse stato così, non ci sarebbe stata la possibilità di avere 50 studiosi stranieri che per anni sono stati qui a frequentare il loro dottorato. Lecce ormai anche è diventato una realtà quando si va a qualche convegno. Io prima dovevo sempre spiegare dove Lecce, poi Università del Salento, che qualcuno pensavo, diciamo, l'aveva confuso, pensava che fosse in Africa, Soweto o qualcosa, mentre adesso c'è l'Università di Lecce, ci sono tanti altri anche borsisti della von Humboldt. Il territorio è fatto di tante persone, anche di provenienza diversa, che hanno portato la loro esperienza conducendo qui anche quella che era stato il taglio della formazione che avevano ricevuto presso le loro università, e quindi creando un'osmosi poi con i salentini che a loro volta insegnavano presso questa realtà. In più, quello che ha potuto, dal mio punto di vista, portare l'esperienza Humboldt è stato un arricchimento, come già detto, in termini di internazionalizzazione. C'è anche un corso di laurea in filosofia internazionale, internazionalizzato da un lato con l'Università di Parigi Sorbona e dall'altro con l'Università di Colonia, che appunto rilascia titoli bilaterali, ed è questo secondo me la vera promozione del territorio. Non so se mi spiego. Quando per esempio molti studiosi europei cercavano Luhmann, la segretaria diceva: sarebbe il caso che parlaste col professor De Giorgi, perché è più facile che stia a Lecce di quanto non è facile che stia all'Università di Bielefeld. Voglio dire, era questa la pratica del territorio. Io penso che i ricercatori siano sempre mossi da un fuoco sacro della ricerca, che arde indipendentemente dalle condizioni e dei luoghi dove questa ricerca si svolge. Questo lavoro ci piace molto, ma ci piace anche realizzarlo nel modo migliore. In questo appunto è quello che la Fondazione Humboldt ci ha permesso di fare. Questo ha permesso di creare una comunità, tra l'altro quella leccese abbastanza numerosa, che unisce letterati, scienziati e giuristi. Ci ritroviamo, ecco, pur nella diversità disciplinare, all'interno di un percorso di ricerca comune. E questo indica una cosa, che io penso che se il chilometro zero va bene per gli ortaggi e le zucchine, non va bene per il ricercatore che è cresciuto e nutrito nel proprio ambito ristretto, non è un buon ricercatore. C'è un motto che noi humboldtiani e humboldtiane amiamo ripetere: un humboldtiano una volta, un humboldtiano per sempre. La fondazione, come quelle madri, segue tutta la vita. Io per tutta la vita mi sono sentito e sono stato humboldtiano. C'è un detto della Humboldt che sta su tutto. Un humboldtiano non smette mai di essere un humboldtiano, lo rimane per tutta la vita.